Ciao a tutti ragazzi e ragazze, di nuovo video, sono tornata con il Past, Present e Future Book Tag. Per chi non avesse mai visto questo video, si tratta di rispondere a tre domande che riguardano la lettura che abbiamo appena concluso, la lettura che stiamo facendo e la lettura che faremo in futuro. Quindi cominciamo, perché sono solo tre domande e deve essere una cosa veloce. Partiamo con il libro che ho appena finito di leggere. Si tratta di Regina Rossa di Victoria Heyward, edito dalla Mondadori. Questo bellissimo libro con questa copertina super sbrilluccicosa e super bella, possiamo dirlo. Questo è un libro che costa parecchio, 19 euro, però sinceramente per me li vale tutti, detto proprio tra noi. Vorrei farvi vedere brevemente quanto è bello questo libro, anche sotto, anche all'interno. Brevemente, questo libro parla di un mondo distopico in cui le persone sono divise a seconda del colore del loro sangue, quindi ci sono i rossi o gli argentei. I rossi sono come noi, persone semplici, normali e sfruttate, mentre gli argentei invece sono coloro che hanno il colore del sangue argenteo, appunto, e che sono dotati di doti molto particolari. Ognuno ha una dose diversa e questa cosa mi ha catturato subito, ecco, mi ha intrigato fin dall'inizio. Il libro parla di Mer, una ragazza rossa che, non avendo né un lavoro né un apprendistato, è costretta all'età di 18 anni ad andare in guerra. Nel frattempo si occupa di borseggiare tutti quelli che trova per poter portare a casa qualcosa per la famiglia, anche se questa non accetta molto il suo modo di guadagnare, ecco. Un giorno cercherà di borseggiare un ragazzo e questo ragazzo stranamente non la farà arrestare, ma anzi riuscirà a trovarle un lavoro presso il castello reale. Da qui Mer si ritroverà catapultata in un mondo completamente diverso dal suo, da un punto di vista completamente diverso, e sarà proprio qui, durante la celebrazione del torneo delle principesse, ovvero un torneo in cui tutte le ragazze nobili devono mettere in mostra i loro poteri e in cui una sola vince per poter diventare regina, che lei scoprirà di avere dei poteri particolari, poteri che non dovrebbe avere essendo una rossa, ma che appunto scoprirà di avere doti molto molto particolari anche rispetto agli altri argentei. Questo libro mi è piaciuto da morire. Allora, principalmente i personaggi mi sono piaciuti tutti. La protagonista non è la solita ragazzina che si innamora del primo che passa, ma i suoi sentimenti nascono progressivamente con la storia, e oltretutto lei non è una ragazzina frivola e in cerca di attenzioni, ma anzi lei durante tutta la storia cerca in ogni modo di fare qualcosa per questa situazione, perché comunque il libro è un distopico, quindi come potete capire parla di sfruttamento, di soprusi, di violenze e di ingiustizie, che in questo caso sono fatti dagli argentei verso i rossi. Quindi lei durante tutta la storia si impegnerà a fondo a migliorare questa situazione. Non è una protagonista comune, infatti è la prima di cui leggo che volontariamente, spontaneamente si butta nella mischia per risolvere la situazione. È diversa anche rispetto a Katniss, che lei piuttosto che fare qualcosa ha aspettato di rappresentare qualcosa, e invece questa protagonista si lancia proprio nell'azione. Mi sono piaciuti in modo tutti i personaggi, sono tutti ben descritti, ben caratterizzati, e specialmente le due figure maschili, che sono i due protagonisti maschili di questa vicenda, mi sono piaciuti tantissimo. Ognuno ha una caratterizzazione bella forte, bella potente. Oltretutto la storia non è nulla di nuovo, perché comunque, come ho sentito dire anche in alcuni video, è vero che questo libro è l'insieme di tante cose,
come per esempio The Selection, ho riscontrato un po' anche di Hunger Games forse, e anche di altre cose, ecco. Ma comunque viene descritto in una maniera così bella, così fresca. Le vicende sono interessanti, intriganti, ti buttano direttamente nella mischia. E veramente mi è piaciuto da matti questo libro, io ve lo consiglio assolutamente. Il finale è stupendo, veramente 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 stupendo, io l'ho adorato pazzamente. Spero con tutto il cuore che la Mondadori si sbrighi a portare anche il secondo volume, perché è una cosa stupenda, veramente questo libro è stupendo. E l'unica pecca, forse avrei preferito avere qualche descrizione in più, perché comunque essendo un mondo distopico, un mondo inventato, io avrei preferito qualche descrizione in più. È tutto molto lasciato all'immaginazione, ecco. Forse avrei preferito qualcosa di più approfondito, però comunque è un libro fantastico, vi consiglio assolutamente di leggerlo perché è veramente veramente bello. Bello, bello, bello. Poi, il libro che sto leggendo è più che altro una rilettura, perché poi vi spiegherò. Comunque si tratta dell'Angelo caduto di Susan E. Questo libro l'avevo già letto, come vi ho detto, e lo sto rileggendo per un motivo in particolare che dopo vi spiego. Questo libro è edito dalla Fannucci Editore al prezzo di 12 euro. E sinceramente, come situazione grafica, è famoso per far schifo questo libro. Comunque, come potete vedere, la copertina è tutta bianca, quindi veramente molto triste. Lo sto rileggendo, sono qui, bene o male, ancora all'inizio comunque. Però lo sto rileggendo perché ho intenzione di leggere il secondo. Comunque è un libro che io ho apprezzato tantissimo, un libro bellissimo, omettendo comunque la traduzione pessima e il lavoro della Fannucci, che è veramente disgustoso riguardo a questo libro. Comunque è una storia bellissima, mozzafiato, stupenda, di cui comunque ho già fatto la recensione, che troverete sul nostro canale. Io vi consiglio comunque di leggere questo libro nonostante il lavoro di traduzione pessimo. Però se non avete voglia di spendere tutti questi soldi, potete comunque comprarlo online, ebook. Quindi vi consiglio di leggerlo, perché questo è un libro stupendo, stupenderrimo, veramente fantastico. Parla di angeli caduti, un mondo post-apocalittico, un altro distopico, wow! E praticamente il mondo è stato invaso dagli angeli. Angeli che fanno di tutto e di più alle persone, e veramente, veramente bello, mi è piaciuto tantissimo. Poi il libro che leggerò in futuro, ovvero subito dopo L'angelo caduto, e come potete immaginare si tratta di World After l'oscurità di Susan E, ovviamente perché è il seguito di quello precedente, sempre edito dalla Fannucci Editore, però questa volta è edizione morbida, perché ovviamente la Fannucci Editore non si sa decidere. Questo costa 12,90 euro come l'altro. Vorrei solo farvi vedere la differenza, no? Sia per la copertina, questa è stupenda, questa fa veramente schifo. L'altezza, che è diversa. Il fatto che questo è copertina rigida e questo è copertina morbida. Sono tutte cose che mi fanno veramente imbestialire, perché sì. Comunque, questo qui, ovviamente non l'ho ancora letto, non so ancora niente di questo libro perché è appena uscito comunque, quindi non ci sono recensioni. Sono quasi sicura al 100% che mi piacerà, perché lo stile di scrittura di Susan E è bellissimo, mi piace un sacco. Il mondo che ha creato è meraviglioso e io non vedo veramente l'ora di leggerlo. Però se l'avete letto, fatemelo sapere qua sotto con un commentino, anche se avete letto gli altri, perché voglio sapere il vostro parere. Quindi leggerò World After l'oscurità e veramente non vedo l'ora, perché questo libro lo stavo aspettando da un'eternità. Bene ragazzi, questo è tutto, sono state tre domande molto veloci, diciamo, spero non sia durato tanto questo video. Comunque niente, ci rivediamo alla prossima, ciao ciao.